Si tratta di una ultima iniziativa che segue altre che la nostra associazione culturale ha allestito in relazione alla esaltazione del patrimonio nazionale italiano, il suo patrimonio storico, culturale, letterario e filosofico, che questa volta è dedicata non tanto solo alla figura di Giovanni Gentile, che è stato un grandissimo filosofo neoidealista italiano del 1900, ma soprattutto alla sua uccisione il 15 aprile del 1944 ad opera dei GAP a Firenze, che è stato un evento tragico la cui maturazione è avvenuta nel contesto della guerra civile italiana, ma dove insieme a tanti misteri che si sono addensati nel corso del tempo sono scaturite delle risposte molto importanti. Giovanni Gentile è stato trattato come una sorta di parente scomodo del quale liberarsi, è calata sopra di lui una damnatio memoriae tesa a mortificarne il pensiero. È stato uno dei lucidi, più intelletti più lucidi della storia italiana e non solo. È stato ministro della funzione pubblica, autore della riforma Gentile, creatore dell'enciclopedia Treccani, che è stata uno dei più grandi patrimoni della storia nazionale italiana, grande pedagogista, insigne filosofo che si è posto sulla scia del neoidealismo superando anche lo stesso Hegel. Giovanni Gentile pertanto deve essere recuperato, al di là della sua tragica morte, per rivalutarne la figura nobile di filosofo e anche di uno dei padri del pensiero italiano. L'associazione culturale è ancora all'inizio, è logico che i personaggi che lavorano sono sempre i soliti e vorremmo che si aggiungessero anche altri e stiamo già lavorando per questo e a breve avrete anche una bellissima sorpresa perché usciremo con una cosa molto ma molto bella per Si può anticipare? te. Ma si tratta di un nuovo sito internet con dentro delle persone nuove che lavoreranno a una cosa molto molto bella, ancora è troppo presto per dirlo, ma è imminente.